Dal 27 giugno al 13 settembre, con il servizio privato per la Riviera Adriatica di Bonomi Autonoleggi, ti veniamo a prendere sotto casa e ti portiamo nelle più belle località della Riviera Romagnola. Seguici su Facebook alla pagina Bonomi Autonoleggi. Una colonna sonora e visiva, l'arte che si erge dopo il lockdown come inno alla vita. Un inno alla rinascita che in questa prima serata di cantieri culturali è stato condotto da due interpreti d'eccezione provenienti dalla Francia Corta. Il duo Tango Picciuco, composto da Gino Zambelli al bandoneon e Luca Rossetti al pianoforte. Allora stasera a fare da appunto colonna sonora questo inno alla vita saranno i Picciuco. Due giovani e bravissimi, qualificatissimi artisti che interpretano il tango orchestrale di un grande compositore di Buenos Aires dei primi anni del Novecento, e quindi un tango da ascoltare, non da ballare, un tango colto. Ecco, sono onorata di essere qua con due grandi musicisti. Partiamo con Gino Zambelli, che oltre a essere un bell'uomo è anche un grande musicista. E suona uno strumento molto particolare, questa fisarmonica, che non si chiama fisarmonica in realtà, che viene dalla musica sacra, poi va nella musica profana e poi torna alla musica sacra, e oggi siamo qua in questo ambiente sacro. Passo la parola a Gino. Ecco, questo strumento si chiama bandoneon ed è un antenato della fisarmonica, si può dire. Nasce, come diceva, nella musica sacra perché era un organo portativo, si usava per accompagnare la messa, per le processioni. Poi il detto dice che finisce a Buenos Aires, e a Buenos Aires, in cambio di un po' di vino, un viaggiatore tedesco lo regala al bar, e questo strumento finisce nei bordelli e comincia il tango. Poi torna nella musica classica, perché oggi viene suonato in tutte le sale da concerto più importanti del mondo grazie a Astor Piazzolla e alla sua musica, e quindi il nostro oggi è un viaggio nel tango, dalla musica sacra fino al tango tradizionale, per tornare poi alla musica di Astor Piazzolla. Il tango è una musica di malinconia, nasce proprio perché la malinconia di coloro che si erano avventurati, soprattutto italiani, la malinconia legata alla mancanza della terra natia, e a questa proprio particolarità al tango, questo animo struggente e passionale, ma soprattutto con questa vena malinconica.